E ciao ragazzi, oggi prepariamo una zuppa della cipolla e carote. Questo ho visto su internet. Niente speciale. La prima taglia la cipolla e prima pulire la cipolla. Ancora ho ascoltato molti. Oh Serena, smettila. Scusa. Sì, ho ascoltato e guardato molte cipolla prima. Molte ricette su YouTube e sì, questo è molto italiani sono molti famosi che la sua cucina mangiano sempre bene e quando ho fatto qualcosa con cucinato qualcosa di ricetta su YouTube con ricetta italiana su YouTube sempre era buono e questa è una molto semplice ricetta e come si è fatto per prima tu taglio una due tre cipolle io ho deciso adesso tre cipolle forse poi cinque carote. Ok. E che tu fai? Per prima tu tagli la cipolla. Tarata. E guarda che ho scritto. La cipolla, perché quando tu tagli il pane qui, il pane ha giusto di cipolla, perché qui si taglia solo cipolla e altro, il pane, devo scrivere, cipolla, niente. Taglio, con coltello è assifinato, sharp, il coltello è assifinato, niente, non complicare troppo. Ok, tre cipolle e poi tre cipolle, una pentola. Ok, scusa, una pentola e poi extravergine olio di oliva. Ok, aggiungere cipolla. Bene, nello stesso tempo devo fare il burro della verdura. Io ho questi non so come si dice, cubes forse. Una è per 6 litri, ok, 6 litri, no, non so, sì, una è per mezzo litro perché usare due e
un litro di acqua. Io non complicare, sono, come si dice, ok, mescoliamo, ok, nello stesso tempo io tagliere 5 carote. Ok, questa è abbastanza. E anche queste 3. Ok. Devo mescolare anche cipolla un po'. Mescoliamo cipolla, la cipolla. Ok, non ho molto tempo. Mamma mia. E aggiungere questo carotti. E niente, e poi aggiungere anche brodo di verdura. Ho 3% di batteria perché devo fermare. Niente, adesso aggiungere questa acqua e poi dopo 15 minuti io mescolare con guarda con non so dov'è. Sì, adesso aggiungere e questo è tutto e poi solo I have to mix it up and I'll show you later.